Buonasera. Oggi riprendiamo la nostra partita. Eravamo arrivati a un bel punto. Ci mancava solo l'ultima colomba e una bella parte di mappa da esplorare. Quindi in questa puntata, chiamiamola così, ci dedicheremo all'esplorazione. Prima però vorrei andare a vedere se il nostro amicone dietro alle sbarre, quello che si sente in colpa per... fatto il furto, qualcos'altro da dirci? Ancora niente. Ok, allora direi che possiamo iniziare. In realtà proprio da lì dove eravamo. Ah no, non è vero, eravamo qui. Ok. Ed ecco finalmente gli angioletti che compaiono. Un altro seme di cera, molto bene. Possiamo levarlo. Adesso andiamo a vedere l'ultimo punto interrogativo. Ed eccoci qua. La busta chiusa. Per ora non ci preoccuperemo di cosa sia. Però presto faremo anche quello. Allora direi che possiamo andare a finire l'acquedotto dei Costales, così almeno non ci dobbiamo più passare. Portiamo di qua. Voilà. 27. Cominciamo da qua.
dobbiamo prima suonare la campana. Dove sta qua? Forse qua sotto. Sì. Molto bene. E con l'acquedotto dovremmo aver chiuso. Proviamo i templi. Siamo qua. Allora, cominciamo da... no, questo si farà poi da qua. Ma possiamo farlo. Probabilmente ce ne mancano così pochi.
Solau. Si passa per quella zona che non riuscivamo a... Eccoci qua. L'obolo di prossimo. Aumenta significativamente la crema di redizione ottenuta. E noi possiamo metterci al posto dei danni elementari. Così abbiamo un bel aumento generale di... risorse ottenibili. Ecco, questa è una di quelle cose importanti. No! L'olio santo dell'unzione eterna. Allora, cercherò di incaricare i profumieri per avere consistenza per ungere le armi di sotto in battaglia, ma per benedire le loro anime e tenere alto il loro morale. Questo sarà molto importante per una quest secondaria. Ma per ora, continuiamo. L'abbiamo già preso, l'avevo segnato, l'abbiamo già preso. Ah sì. Ok. No, mi ero dimenticato di levarlo. Va bene. Qua ci sono un po' di cose da riscoprire. Accorciatoio. Cosa serve? Ok. Voilà. Tra l'altro, se osservate bene,
un altro simbolo. Ce ne manca solo uno. No, due. Ce ne mancano due. Ok. No, la parte sopra è raggiungibile da un altro lato, sicuramente. Qua non ci possiamo ancora fare niente, no? No. 29. Siamo le uova. Questo è raggiungibile da qua sopra, sicuramente. Fare quel piccolo tesorino, vedere cos'è. Qua c'era già il dubbio, poi vediamo. Allora, intanto teletrasportiamoci. Sì, forse, vabbè, comunque c'è questo da fare. Poi possiamo cominciare a consegnare tutto. Sì, su. È da qua, no? Esatto. Un altro marchio. Ottimo. Speriamo di non dimenticarne nessuno, perché i marchi sparsi in giro sono una delle cose più... Vediamo lassù cosa c'era, che non ricordo. Qua se non sbaglio c'è... l'ascensore, ma non ci interessa. Ok, non me l'aspettavo. Ok,
Ciao, ciao. Finalmente. Oh oh. Forse l'abbiamo anche trovata tutta. Ok. Allora, per prima cosa... facciamo l'ultima cosa che ci manca qui, che è andare finalmente qua sopra. Vedete che c'è il simbolo di nuovo? Ce ne manca solo uno. Okay. Oh, io sbaglio sempre, però è inutile. Ce la faccio. Taranto a sua sorella. Bene. Possiamo cominciare, per esempio, a dare a lei tutte le cose che abbiamo. Quindi calice, calice, città col vuoto. Andiamo. Cominciamo a sbarazzarci di un po' di... calice pieno, questo è molto importante. Now I shall wait for now I shall bring me more vibe. Now I shall wait for me. Ok, abbiamo consegnato tutto quello che avevamo. E adesso, se usciamo e rientriamo, possiamo vedere che di nuovo loro continuano il loro lavoro di spellamento. Mamma mia. Questo lo faremo la prossima volta, il sacrificio. Tanto se non consegniamo niente, non fa niente. Molto 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 bene. Allora cominciamo ad andare, andiamo a dare il fervore e i baci alla mano. Fervent kisses. Ma non ce n'avevamo uno.
Mi sono sbagliato. Allora, una cosa che possiamo andare a fare prima di subito è andare a riprendere il passaggio. E ricordiamoci coro di spina. Figure of. Now pray. Ricordiamoci dove eravamo, coro di spina, eravamo qua, qua loro hanno lasciato dei marchi. Un'altra statuetta. Andiamo a vedere cosa c'è. I miei preferiti. Sentite? Eccola qua. Ciao ciao. Questo lupo. Non era da fare. Non era da fare. Non era da fare. Arriveremo da questo punto, quindi possiamo levare questo. E voilà, aperto. Molto bene. Andiamo subito a prendere i marchi che ci hanno lasciato loro, che erano qui. Sono tre. Ok, poi leviamo e praticamente abbiamo finito proprio tutto qua. Bene, bene, bene. Quindi torniamo in città e cominciamo a dare cose. Allora direi che possiamo in realtà cominciare dalle battaglie, dalle figlie della signora qua. Ce ne manca ancora uno tra l'altro. May the bells chime twice. Mi piace un sacco il suono di questa campanella. And we shall sink into... Vediamo cosa ci aspetta. Mm.
Che bello il dettaglio. Dopo ve lo faccio vedere. Comunque, se potete tornare indietro, ci sono tre lanterne accese su 5 sopra il letto di morte di questa signora. Ma è un dettaglio bello. Vediamo se adesso si accende la quarta. And we shall sing. Sì, si accendono le lanterne, sono quelle lì sopra. Tra tutte queste cose possiamo andarle a dare alla signora della vita. Siamo al massimo. E ce lo confermo. There is no more room for vials in thy belt. Now I shall Although mine own blood does not cease to flow, your body can take no more of it. Quindi lei ci dice che non è possibile più aumentare la nostra vita massima. Però non è vero. Allora, da dove cominciamo? Cosa abbiamo ancora? Abbiamo un sacco di semi di cerma, ce ne manca uno e non vorrei andare troppo
a mostrare quel signore lì con il seno, perché probabilmente già YouTube tirerà giù il video che devo ancora caricare, quindi vediamo. Intanto prosegue. Much time you must know more than ever. Its divine light shines within me. A fiery glow that outlines with meek compunction the features of Our Lady at the very moment we witnessed the most wondrous act we were to behold in our humble lives. All who were there were blinded by a light, a fleeting flash that compelled us all to avert our gaze, thus casting us into deepest darkness. The remnants of that radiance engraved upon me the merciful visage, beautiful in both form and proportion, of Our Lady. Never could I forget it, for I was branded by that fire that burns perpetually within mine own eyes. Cominciamo a consegnargli i ricordi. Allow me to present. Allow me to present. Allora, prima di consegnare gli strumenti, possiamo aumentare la palla dell'altare al massimo, tanto dovremmo fare tutto. Quanti ne abbiamo ancora? Uno. Questo è l'ultimo. Perfetto. Ora rifacciamo questo, lo teniamo, ma rifacciamo tutto. Una piccola cosa: se voi prendete Castula e Trifon e li mettete in due slot adiacenti, vi verrà dato un achievement di essere riusciti a riunire finalmente i due fratelli. Allora, aumenta la durata di patto di sangue, sì. Aumenta i danni quando sono salute al massimo. Aumenta i danni quando le boccette sono finite. Allora, aumenta la durata, però vorrei tenerlo per qualcos'altro. Aumenti del conto la salute al massimo. Aumenti danni contro il livello di vita basso e migliora gli effetti della boccetta. E qua, se non sbaglio, c'era un... eccolo qua. Uccidere un nemico durante il patto di sangue ne rinnova la durata. E è molto bello durante le wave soprattutto. Quindi lo teniamo come set predefinito e lo salviamo. Perfetto. E ce l'abbiamo quando vogliamo. Poi cominciamo a consegnargli qualche strumento. Behold these beautiful oil paintings with colors that radiate life itself. Know that. Prima di consegnargli l'altro, ci rientriamo e vediamo che lui va avanti col suo lavoro. Roughness becomes smoothness. Wood becomes skin.
Riesci a provare una cosa? Vedere se uscendo e entrando di nuovo avanti. Magari prima deve dare il verso. Non mi sembra. Oh, these varnishes, like the morning dew, will give thee the purest and most immaculate of glows. Know that you... Perfetto. Now, allow me to put the finishing touches. Se riusciamo, rientriamo. Mi sta dipingendo. The body has been unveiled. Now the color and varnish will endow upon it the grace that was intuited with unwavering devotion. Now allow. Vuole aggiungere il tocco finale. Sta dipingendo. Allora, fatto questo, cosa possiamo fare ancora? Andare a dare la ninna nanna. A lei. Eccoci. Running along the clear shore, under black leaves, under long branches. What did you see, my child, in the reflection of the water? What took your laughter? Who stole your soul? Sleep, child, your silver dream. I will watch over you until the dawn breaks. Sleep, my child. Sleep. Don't cry loud. My voice sings to you. Questo che andiamo a fare non è semplicissimo, se non ricordo male. È una corsa contro questo.
era finita. Facile, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto una preghiera. Allora, oggetti chiave, abbiamo ancora questo, la busta, possiamo cominciare adesso con la busta, dai. Allora, la busta chiusa da leggere, per dottore, se leggi queste righe perché la tua curiosità ha scavalcato la tua volontà, hai usato per aprire questa lettera sigillata commettendo così un grave delitto, impossessandoti illegittimamente di ciò che contiene, che non è altro che la mia maledizione. Tu è ora come tu è stato il peccato. Con queste parole scritte con inchiostro nero ti condanno a seguire le mie orme. Le stesse orme di un altro peccatore che ho seguito io, il quale aveva seguito quello di un altro, così via, perpetuando la maledizione. Il primo passo di chi cerca la redenzione consiste nel compiere un atto di umiltà, per questo di cercare uno specchio più grande, prostrarti davanti al tuo riflesso, guardarti negli occhi e chiedere perdono. Eccola qua. Allora. In realtà non sono impazzito tanto per questo indovinello, perché ero impazzito per altri motivi. Quindi, dato che noi abbiamo ancora lui qua, però, magari andiamo a comprargli quello che possiede. Qua. Giù e poi destra, o destra e poi giù. Ancora qua. Sì. Blessed are we, feast your eye. We have no more I pray. Perfetto, così almeno non ci preoccupiamo di dimenticarci da qualche parte. Ora abbiamo praticamente tutto. A parte questa zona qua.
ha portato l'ultima volta il tributo qua sopra? Ce l'ha portato qua. Ma lui non c'è più, quindi da qua non ci si arriva con i tributi. Potrei metterci un po' di tempo, perché effettivamente non mi ricordo. Sopra, destra, sinistra. Oppure qua bisognerà aspetta, cosa mi sto perdendo? Che c'è un passaggio segreto qua, pure qua vediamo, magari non esiste niente di cui sto pensando, qua a destra. Vediamo.
vedere che qua. Porca miseria. Non pensate. Niente, non me lo ricordavo. Proprio per niente. Sono i Marlo queste cose, non sono. Dai però, cioè, insomma, ho capito la precisione, va bene, però. Evviva, ce l'abbiamo fatta. Andiamo. Qua abbiamo finito proprio la mappa. Allora, ascoltami bene qua. L'ultimo. Molto bene. Andiamo subito a fare la battaglia. L'arena. Che tra l'altro è l'ultima. E con questo abbiamo finito anche questo pezzo di missione. May the bells chime twice. And we prepariamoci. Questi non li abbiamo ancora visti noi. Vabbè. Allora. Che sono i nemici del Venezia. Abbiamo preso un'altra statuetta. E ora il dialogo è molto bello. Now you have what you want. Go forth. With those who think they are blessed, go forth. With those who seek forgiveness by looking out rather than in, go forth. With the falsely afflicted and the weak in faith, go forth.
all'infinito qua. Bene. C'è ancora un pezzo dei templi che però si arriva di là, abbiamo detto. Per il resto questo si può levare. E... le due lune. Le due lune. Salviamo. Quindi manca un seme di cera. Manca un seme di cera per finire anche la missione di quel signore là. E abbiamo preso questa. La prossima volta esploriamo le due lune. Porteremo a termine un bel po' di quest comunque. Per ora, alla prossima.